leggendo sul giornale la recensione di quel libro che hanno svelato il finale. Ha rovinato la lettura. Credi che non ricordi cosa hai fatto? Dai pure la colpa a Marcano, ma sono stati i tuoi uomini ad attaccarci. Eseguivano gli ordini. Noi abbiamo delle regole.
Non è un mio problema se la tua gente non lo capisce. Ah sì, sappi che sto per farlo diventare un tuo problema. Ma che cazzo di roba è questa? Porca puttana, guarda, il povero idiota preferito dalla città Thomas Burke. Cosa cazzo stai dicendo? Metti giù la pistola, Burke. Dovremmo impegnarci tutti e quattro per eliminare Marcano, quindi non voglio più sentire queste cazzate. Eliminare Marcano? Questi due lavoravano per Marcano. E questo? Sai quanti dei miei uomini ha ucciso questo stronzo perché Marcano gliel'ha ordinato? Fanculo, e fanculo anche tu se pensi che mi fidi di loro. E allora levati dal cazzo, non ci resterò certo non male. Non ti fidi di loro? Molto bene. Perché io non mi fido di nessuno di voi. In ogni caso ho distrutto le operazioni di Barbieri. Ho ucciso Dussette e tutti quei bifolchi figli di puttana. E ho salvato il tuo culo dagli uomini di Greco. Quindi la cosa che dovete decidere qui e ora è: o vi mettete in riga o vi levate dalle palle. Sappiate però che appena uscite da quella porta il vostro nome finisce sulla mia lista, proprio sotto a quello di Marcano. Ora, se abbiamo finito di comportarci come dei bambini, ripassiamo il piano. Per riuscire a far fuori un'organizzazione come quella di Marcano, dobbiamo eliminare chi sta alla base e poi risalire, come facevo in Vietnam. Senti, so che i militari ti hanno riempito la testa di tattiche e schemi, ma non pensiamo troppo. Io dico di andare a casa sua e sparargli. Non ci vorrà più di un'ora giù di lì, dipende solo dal traffico. E cosa credi che succederà dopo? Che tutti gli altri si stenderanno a terra e moriranno, stupido figlio di puttana? Cassandra ha ragione! Uccidendo Marcano non risolviamo niente. Il suo posto lo prenderebbe uno dei fratelli e saremmo da capo. Quindi, prima ci occupiamo dei suoi vice. Poi, quando muoiono, prendiamo i loro territori e attacchiamo i capi. Quando i vice e i capi saranno morti, Marcano sarà solo e isolato. Ed è allora che gli daremo addosso. Aspetta, che succede ai territori che prendiamo ai tizi di Marcano? Quando saranno nostri, deciderò a chi dare in gestione gli affari. Se vi do un quartiere, vi tenete il racket e tutto il resto. Ma mi aspetto anche che lo difendiate, impedendo a quel bastardo di riprenderselo. Un'ultima cosa. Avete presente quell'edificio alla del lago? Sta costruendo un casino. Marcano lo sta costruendo per mettersi in regola. Ha investito tutti i soldi in quell'affare e quando capirà cosa stiamo facendo non avrà molte opzioni. E soprattutto per lui ha un valore sentimentale. I sentimenti rendono irrazionali, avidi. Quindi è lì che colpiremo. Dritto al fottuto cuore. Ehi, bel discorso. L'avranno bevuta? Non mi importa. Sono troppo avidi o incazzati con Marcano per tirarsi indietro. Finché uno di loro non deciderà di prendersi tutto il regno. Se ci arriviamo me ne occuperò. Le foto erano un buon inizio, ma mi serviranno informazioni utili su quei vice. I posti dove lavorano, dove li posso trovare, fai tu. I fascicoli sono quasi completi. Sarò pronto quando lo sarai tu. Sono anche riuscito a reclutare alcuni cittadini preoccupati che sono ben felici di condividere ciò che sanno sul gruppo di stronzi di Sal. Troverai le indicazioni su come contattarli assieme a tutte le altre informazioni. Grazie mille. Davvero non vuoi un passaggio? Mi arrangio da solo, grazie. Ok. E l'assassinio sistematico dei capi e dei vice di Marcano era parte di quel piano? Non stavamo giocando ad acchiapparella, Cristo. Sentite, per rovesciare qualcuno bisogna prima eliminare le sue basi d'appoggio. È la stessa strategia che usavamo in Vietnam.
Miranda. Ricevuto. Questa parte della città è gestita da Tony D'Erazio. Da quanto sono riuscito a capire, è uno parecchio strano. Una specie di genio della matematica. Quindi deve essere lui che tiene i conti di Lum Marcano. Gli tiene i conti, ricicla il suo denaro. Diavolo, gestisce anche le relazioni di Lou con le autorità. È Tony che si occupa di mantenere oliati gli ingranaggi. Come arrivo a lui? Qui le cose si fanno interessanti. Tony vive nell'attico all'ultimo piano dell'Hotel Royal. Accesso all'ascensore limitato e il resto dell'hotel pullula di scagnozzi di Tony. Beh, non potrà restare lassù tutto il tempo. Voglio i suoi orari di entrata e uscita. Ormai è da un mese che osservo quel succhiacazzi ed è uscito solamente una volta. E solo perché uno dei suoi ha fatto un casino. Gli ha frantumato il braccio sinistro con un tubo. Sembra che usi un'azienda di facciata per pagare tangenti e riciclare i soldi di Lou. Mentre un'altra recupera fondi dalla città. Le colpisco. Lui reagisce. E io ho la mia occasione. E rovini anche le cose tra lui e Lou nel frattempo. Sta attento con questo. Solo perché Tony è un maledetto spastico non significa che non ti taglierà le palle se gliene darai l'occasione. Davvero? Ti ho preso un abbonamento! Cos'hai da guardare, Mi chiamo Lenny Davis. Lavoro al comune. Il tuo amico dice che puoi liberarmi del tizio che mi sta ricattando. Cos'hai di tanto speciale da finire sotto ricatto? Il mio ufficio approva i nuovi progetti di sviluppo. Io ho fatto una cazzata. Ho tradito mia moglie. Quel Jimmy Cavar ha una registrazione. In seguito ho scoperto che la ragazza lavorava per lui. E ora ti tiene per le palle. Mi costringe ad finti progetti immobiliari per far incassare i fondi alla sua società, la Cavar Costruzioni. Magari hai visto i cartelli, stanno costruendo il nuovo municipio. Purtroppo Cavar non si fa vedere spesso, a meno che non ci sia qualche problema. Nessun problema. Sono bravo a causare problemi. Alcuni dei suoi uomini girano per il downtown. Non sono cattivo, ho solo fatto un errore, tutto qua. Tu resta buono, Lenny. Andrò a chiedere informazioni agli uomini di Cavar. La gente di Cavar saprà meglio di me quello che sta facendo. Caccio di rivoluzione. Immagino.
Si assomigliano tutte. Non dovresti essere qui. Da dove penso sia meglio che questo qui sa... Fai sul serio? Da dove è sbucato? Non vedevo l'ora. Pinbocchi, merda! Da nasconderti. Però mica male. Scappare. Seguito qualcuno. Chiedo scusa. Sono faccende private. Levati di torno. Cos'è stato? Come rimedio soldi prima della settimana prossima? Jin dice... Apritegli il culo! Mi serve una mano! Via, via! Nascondermi! Prima che è finita! Ho bisogno di aiuto! Io ti apro il culo, figlio di puttana! Avete delle cazzo... Vai da vostra parte! Devo fare tutto da solo. Amico.
prendo Bird. Mi aiuterà a scaricare. Sono faccende private. Allora. Levati di turno. Chi è che ha parlato di scaricare? Quel legno è tutto marcio. Se qualcuno guarda... Spargete il carico. Mischiate gli scarti con la roba appena arrivata. Come diceva sempre mio padre, non si può... A tutte le unità, inseguimento annullato. Abbandonate le ricerche e tornate in pattuglia. Ripeto, abbandonare le ricerche e tornare in pattuglia. Penso sia meglio che questo non se ne va. Vai su sé. Sto morendo. Aiuto. Per favore. Non posso muovermi. Dimmi tutto sulla costruzione Kavar. Il signor Kavar ha appena piazzato un sacco di roba e i soldi sono ancora lì, a portata di mano. Abbiamo finito. Schifosi imbroglioni. Ora le prendi, idiota del cazzo. Proprio quello che mi serviva. Da dove è sbucato? È tutto. Prendetelo. Non mi scappo. Non mi paro. Scappate.
mi fissare. Bonjour. Come va? Che ne dici? Padre nostro che sei nei cieli! Giornata di merda. Se ne va da New Bordeaux. Non potevi morire, figlio di puttana!
fossi costretta ad avere un'opinione su tutto. I poliziotti devono saperlo. Pronto? Sì, ci serve subito aiuto. Segnalano un furto d'auto a downtown. Unità in zona, intervenite. Jimmy Cavar è al cantiere del municipio e vuole vedermi. Sa tutto. Non so come abbia fatto, ma ha scoperto che vi sto aiutando. Mi ammazzerà. Oppure finirà in galera e poi mi ammazzerà. Cristo santo. Va a casa da tua moglie, Lenny. Fai i bagagli e lascia la città per un paio di giorni. Quando tornerai sarà tutto finito. Parlerai con Jimmy? Certo. Cavar ti sta aspettando. Seguirò il tuo consiglio e lascerò la città. Ci faceva l'insist. La gru l'ha fatto secco. La parte peggiore. Doveva essere un lavoro tranquillo. Stiamo rimanendo indietro. Non muoversi! È la tabella di marcia per cazzeggiare, forza! Merda. Se non ci cosa è stato? Troverò qualche lo metta. Che ci fanno quei soldi delle tasse? Esperienza quasi mistica. Dimmi tu se uno dei cosiddetti cantanti di oggi ne sarebbe all'altezza. Dimmi no. Non può. No, perché Bobby Darin è unico al mondo.
Cazzo, sarà da far finire quel negro di merda. È tutta la notte in giro. Non vedo l'ora di beccarlo. Stronzo, no, mi faccio il culo. Amico, mi senti? Amico! Succhiami il cazzo! Sono bloccato! Ha ammazzato un altro dei nostri! Portatemi all'ospedale, cazzo! Mi tolgo dalla linea di fuoco! Tony, mi farà secco. Mi hai sentito? Secco! Ti preoccupi per l'uomo sbagliato, Jimmy. Manda chi vuoi a downtown, dobbiamo prendercelo finché possiamo. Ottimi ragazzi, per fare un po' in ordine. Ti sto facendo un favore. Mi aspetto qualcosa in cambio. Ricordati, dovevamo sconfiggere Marcano insieme. Chiunque creda che Sammy Robinson sia la mente del Marte di Grasso è un idiota. Solo perché era coinvolto non significa che fosse una sua idea, e le prove non l'hanno mai confermato. I soldi non furono recuperati e Sammy non si sparò da solo alla nuca per poi bruciare il suo bar. La gente credeva che fosse stato Sammy solo per il colore della sua pelle. Ci perderemo tutta la giornata, lo sai, vero? Signore, non è colpa mia. Il progetto diceva 14 mesi. Oggi, quel muro. Doveva cominciare 14 pollici.